Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Ibes che vi parla. Oggi continuiamo la serie su F1 2013 cooperativa con Antani, dodicesimo appuntamento, Gran Premio di casa, Gran Premio d'Italia di Monza. Partiamo male entrambi perché abbiamo fatto entrambi un taglio curva. Io questa volta davanti a lui 21esimo, lui 22esimo. Vi posso già annunciare da ora che abbiamo già registrato 4 video di F1 2014, ma io in questo momento abbiamo registrato il film 2014, quindi vedete anche quello successivamente. Via. Partenza abbastanza buona da parte mia. Io passo uscita, Antani rimane dietro. Provo subito ad attaccare giù Bianchi e Van der Garde all'esterno, ma mi chiudono la strada. Tocco Bianchi, Ricciardo e Picche, mentre qui perdo diverse posizioni, purtroppo, per un contatto. Antani mi passa, quindi il solo 21esimo, quindi come eravamo partiti con dietro solo Cheaton per un, diciamo, un errore, quindi partenza non ottimale. Subito comunque cerco di evitare contatti, qui avviene un 5 sorpassi in una curva, se non di più, qui addirittura con Bottas che mi chiude e mi fa perdere tempo. Di prepotenza riesco a sorpassarlo, ma subito lui controsorpassa e mi mantengo in diciottesima posizione mentre Antani è andato via, ma finalmente con un sorpasso di prepotenza mi ne sbarazzo di Bottas che mi ha fatto perdere un fotte di tempo, mi prendo la 17ª posizione. Quindi poi la caccia di Jean-Éric Vergne e riesco finalmente, tento un sorpasso, addirittura Piquet che era 15esimo, quindi grande partenza di Charles Piquet. Antani era mi sembra 13esimo, 14esimo, con Vergne che prova un attacco su Charles Piquet. E noi qui proviamo, non abbiamo DRS essendo il primo giro, ma proviamo di prepotenza, con una staccata li passiamo entrambi, ma arriva quasi un contatto con Vergne che prova subito di nuovo il controsorpasso, ma per mia fortuna riesco a prendere la 15ª posizione. A fine secondo giro qui arriva una battaglia con Pastor Maldonado per la 14ª posizione, riusciamo a liberarci anche di lui, quindi utilizziamo tutto il KS per provare a sorpassare Sutil, mentre Antani mi sembra già undicesimo, e quindi poi riusciamo subito con una grandissima manovra a passare anche Adrian Sutil, e proviamo anche un sorpassone su di resta, andiamo lunghi e nonostante ciò riusciamo comunque con difficoltà di resta, comunque ci ripassa dopo quell'errore, una grande battaglia staccata, e riusciamo a sbarazzarsi anche delle due Force India e prenderci la 12ª posizione. Fine secondo giro, vediamo Hülkenberg che ha avuto un contatto con Antani. Procede lentamente e prendiamo la 11ª posizione, quindi dietro alle due Sauber, quindi grandissima partenza di entrambi con la macchina che è molto competitiva. Fine terzo giro, passiamo anche l'altra Sauber di Gutierrez e ci prendiamo la 10ª posizione, quindi entriamo in zona punti e la siamo dietro a Sergio Perez. Usiamo ancora tutto il Chezze e qui proviamo all'esterno con una grandissima manovra, ci liberiamo anche di Perez per prenderci la 9ª posizione. Addirittura facciamo il record nel primo settore, qui addirittura un grandissimo rischio con un quasi testa coda, ma riusciamo a tenere la vettura con Perez che prova di nuovo, ma riusciamo a mantenere la 9ª posizione. Fine del terzo giro facciamo il nostro miglior tempo 1.26.6, ma Antani 1.26.5, ma passato anche Felipe Massa, distacco da Massa 2 secondi e 6. Passiamo quindi al quinto giro, non abbiamo guadagnato nulla, con la prima sosta si ferma Antani e scala diverse posizioni, mentre noi non stavamo girando molto bene sui tempi 1.29, ad ammazza avevamo perso per 2 secondi, quindi non avevamo guadagnato nulla. Al sesto giro ci fermiamo anche noi per fare la sosta e montare le gomme dure, si ferma anche Fernando Alonso, si fermano anche credo anche Jenson Button, montiamo le gomme hard e usciamo vediamo in che posizione. Mettiamo miscela normale, usciamo in 12ª posizione dietro a Pastor, ma anzi a Valtteri Bottas che non si era ancora formato, con dietro Van der Garde che non si era fermato. Quindi 12ª, avevamo perso ben 5 posizioni, naturalmente alcune macchine si dovevano ancora fermare. Qui addirittura non avevo il Chez, quindi avevo problemi a Chez che ho avuto per diversi, mi sembra per diversi giri, quindi non ho avuto la possibilità di utilizzare il Chez, ma nonostante ciò di prepotenza mi sbarazzo subito di Valtteri Bottas e mi prendo l'11ª posizione, addirittura solo 10° Nico Rosberg, quindi Rosberg che era un po' in difficoltà,
in questo Gran Premio. Consideriamo che comunque la Mercedes non era la miglior macchina. Qui facciamo un grandissimo errore con Bottas che ci tocca e batte a muro, e per mia fortuna non viene data penalità. Tanto Valtteri dei pit stop dopo l'inizio dell'ottavo giro, usciamo in ottava posizione, quindi abbiamo guadagnato una posizione con Webber che ne ha persa su di noi. E qui siamo all'ottavo giro, sempre successivamente, con dietro abbiamo recuperato tantissimo su Felipe Massa, distacco di 6 decimi. Non ho ancora Chiezze, ma provo a mettermi scia elevata per tentare un sorpasso. Abbiamo votato anche lui con Meade, ci riusciamo di prepotenza con Massa che però prova all'esterno con una grandissima battaglia fra me e Massa, addirittura vado a tocco l'erba, ma riesco comunque con difficoltà a tenere la posizione, ma ancora Massa prova ora potendo utilizzare il DRS a sorpassarmi. Purtroppo non ho Chiezze, tengo miscela elevata mentre ho fatto il mio miglior tempo, 1:26,9. Massa ancora ci prova, ma con una frenata al limite, ancora Massa, e finalmente desiste e prendiamo la settima posizione. Passiamo al nono giro, ancora Felipe Massa prova, ma chiude tutti i modi facendo un po' anche manovra un po' irregolare, e comunque riesco a mantenere la settima posizione. Rosberg a 3 secondi, per mia fortuna è Chiezze mi ha ripristinato. Siamo al decimo giro, Antani fa il suo giro record 1:26,5, quindi gira già mezzo secondo rispetto a me, meglio rispetto al nostro tempo. Noi ormai abbiamo miscela normale, abbiamo recuperato tantissimo su Nico Rosberg, qualcosa come 3 secondi, addirittura facciamo il record del primo settore di prepotenza con un contatto. Riusciamo ancora qui, grandissima battaglia con Nico Rosberg, riusciamo a prenderci la sesta posizione, quindi grandissima manovra su Nico Rosberg, che però ci porta poi purtroppo a avere il fatto che lui può utilizzare il DRS. Infatti subito prova a sorpassarmi all'esterno, gli do strada per essere corretto, mi passa. E addirittura arriva anche Felipe Massa, qui provo a sorpassarlo di nuovo, ma non c'è verso, quindi decido di stargli dietro per ora, comunque avere l'opportunità al rettilineo finale rettilineo dell'arrivo di utilizzare il DRS. Però qui in realtà provo qui e arriva a contatto con Rosberg, ma poi un altro punto contatto per evitare l'incidente, mi ha dato un avvertimento, ma Massa passa Rosberg. Però naturalmente perdo circa 1,5 secondi con quell'errore. Addirittura qui utilizzo il DRS mentre Antani fa il record, ma nonostante ciò Massa prova all'esterno a sorpassarmi. Per mia fortuna riesco a mantenere la sesta posizione. Quindi proviamo a andare alla caccia di Jenson Button, che è in quinta posizione. Dodicesimo giro, miglior tempo 1:26,7, Antani 1:24,7, ancora Felipe Massa scatenato, prova all'esterno. Veramente Massa e Robby giravano, erano insieme a me i secondi migliori tempi dopo Antani. Qui utilizzo tutto il catch per vedere di difendermi da Massa, che aveva fatto veramente una grandissima gara, mentre davanti abbiamo Jenson Button in quinta posizione. Proviamo tutti i modi ad andargli vicino, ma non utilizzo tutto il catch, e qui ci avviciniamo tantissimo con un grandissimo rischio. Ancora la macchina qui rischiato tantissimo e Massa ancora dietro. Prova a tutti i modi a sorpassarmi, qui addirittura vado all'esterno, quasi un contatto e Massa mi tocca e va a muro. Per mia fortuna di nuovo non mi viene data penalità, anche se qui non avevo colpe perché mi ha toccato così come Bottas e io ero dietro. Ma arriva ancora Rosberg che, approfittando dell'errore di Massa, prova Rosberg all'esterno, mi passa, una bellissima manovra. Dopo quell'errore io provo di nuovo, attento ancora di passarlo, con un Rosberg veramente scatenato, così come Massa che comunque aveva perso circa 8 secondi con quell'errore. Quindi qui ci proviamo di nuovo, ancora su Rosberg di prepotenza, la lotta con Rosberg, Rosberg contro noi, Rosberg, ancora Rosberg, riusciamo di prepotenza, grandissima battaglia, ancora Rosberg appaiati sul rettilineo, utilizzo l'ala mobile, nonostante ciò Rosberg prova ancora. Grandissima ancora Rosberg, una grandissima battaglia, ma alla fine dei modi riusciamo a mantenere la sesta posizione. Ma hanno fatto sudare sia Rosberg che Felipe Massa, e quindi ci avviciniamo a tantissimo. Jenson Button, utilizzo tutto il Chiezze e provo qui all'esterno un sorpasso, anzi no, all'interno su Button, riusciamo sorpassone per prenderci la quinta posizione, addirittura ancora record. Passiamo al rettilineo successivo con Button che prova ma desiste per mia fortuna, e quindi
riesco a mantenere la quinta posizione con Alonso che naturalmente si era avvantaggiato tutte queste battaglie e era andato via. Quindi grandissimo Fernandello Alonso con Antani che dovremmo vedere alla fine. Comunque qui arriva e Antani vince il Gran Premio di Monza, quindi altra vittoria di Antani. Noi prendiamo un quinto posto che vale oro considerando tutto e considerando le battaglie con Rosberg e Massa. Quindi quinto posto, secondo Lewis Hamilton, grande gara anche di lui, anche se gli ultimi giri andava veramente piano. Terzo Sebastian Vettel, quarto Fernando Alonso, quinti noi. Poi sesto Jenson Button, Nico Rosberg, Felipe Massa, Mark Webber, Perez, via via tutti gli altri. Gara veramente battagliera con Rosberg e Massa, Massa che purtroppo è arrivato ottavo, quindi mi dispiace. In classifica piloti sempre Antani in testa con diversi punti di vantaggio su Hamilton, ma la battaglia è sempre accesa fra loro due per il titolo di campione del mondo. Un saluto a tutti da The Bex, ci becchiamo al prossimo video con tredicesimo appuntamento, vedrete tra pochi giorni anche la visione di Antani. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima.